nelle puntate precedenti. Il reddito di cittadinanza non è un reddito di cittadinanza, bensì un reddito minimo condizionato. Ma perché il Movimento 5 Stelle vuole proporre questo reddito minimo condizionato? Per cercare di risolvere due problemi. Uno è la povertà, e il secondo è di cercare di far rientrare nel mercato del lavoro delle persone. Una delle più grandi critiche al modello è l'assenza di incentivi che invoglino il lavoratore a rientrare nel mercato del lavoro. Si risolve il problema della povertà, ma non si risolve il problema della disoccupazione e del reinserimento delle persone all'interno del mercato del lavoro. E la parte interessante che vi avevo promesso, facciamo che la trattiamo in un altro video. Parleremo del reddito minimo condizionato in rapporto alla tecnologia e anche dovete sapere che ci sono altre versioni del reddito minimo condizionato e forse anche più interessanti. Ma bentornati su WhatsApp Economy. Oggi, come promesso, torniamo sulla questione del reddito minimo condizionato. Infatti, nella puntata precedente vi avevo detto che forse c'era un altro sistema un po' più efficiente. Però prima di dirvelo, facciamo qualche premessa. Infatti, uno dei concetti che più mi interessa comunicare è che l'economia non ha bacchette magiche, quindi un solo strumento non riesce a risolvere un intero paese o risolvere più problemi, a maggior ragione se questi siano complessi. Infatti l'economia è un po' come la medicina, i suoi strumenti hanno degli effetti benefici, ma hanno anche delle controindicazioni e degli effetti collaterali. Quindi ogni strumento bisogna dosarlo come si deve e non sperare che questo risolvi l'intera situazione italiana. Ed è proprio il caso del reddito di cittadinanza. Infatti il reddito di cittadinanza, che è un solo strumento, vorrebbe risolvere dei problemi come la povertà e la reintroduzione all'interno del mercato del lavoro della popolazione. Questi sono due problemi estremamente complessi che ovviamente non si risolvono facendo una manovra di questo tipo. Ed è forse proprio questa la critica più grande che posso muovere contro il reddito di cittadinanza, e cioè la presunzione che un solo strumento possa risolvere dei problemi così gravi all'interno di questo paese. E infatti, per quanto riguarda i temi della povertà e della disoccupazione, ci sono già degli strumenti in Italia che magari possono essere non sufficienti e migliorabili, però già ci sono, e sarebbero il reddito di inclusione e la NASPI. Quindi l'azione di governo sarebbe stata migliore se avesse aumentato le potenzialità di questi due strumenti e non di crearne uno nuovo che cerca di risolvere due problemi ma che hanno due necessità completamente diverse e che quindi possono difficilmente essere racchiuse in un solo strumento. Ora, io capisco benissimo che il Movimento 5 Stelle abbia speso un bel po' di propaganda sul reddito di cittadinanza, però se effettivamente fosse del cambiamento questo governo avrebbe lasciato da parte questi standard politici e si sarebbe rimboccato le maniche a potenziare gli strumenti che già ci sono in Italia e non di inventarne nuovi miracolosi, che poi alla fine di miracolo c'è veramente poco. E ovviamente questo discorso vale anche per lo strumento che vi andrò a presentare in questo video. Non vi andrò a presentare lo strumento magico o l'elisir che farà cambiare completamente il paese da così a così. Ovviamente no, è uno strumento che può essere migliore rispetto al reddito minimo condizionato attuale, che però comunque ha molti dei limiti che abbiamo già enunciato nel precedente video. Ok, finita definitivamente questa premessa, andiamo a vedere cosa succede con questo nuovo strumento, partendo prima dalla descrizione della situazione attuale, cioè senza il reddito di cittadinanza. Lo possiamo rappresentare tramite un grafico dove sull'asse dell'X è presente il reddito guadagnato delle persone tramite il lavoro, mentre sull'asse dell'Y il reddito portato a casa dalle persone. Ovviamente senza il reddito di cittadinanza la situazione in Italia è questa, c'è cioè una retta a 45 gradi dove ogni euro che io guadagno tramite il mio lavoro me lo porto anche a casa. Ora sappiamo che non è esattamente così perché ci sono degli strumenti a favore della disoccupazione e della povertà e quindi la retta non parte proprio da zero, però facciamo finta che questi due strumenti non siano così efficaci e quindi possiamo anche escluderli dalla trattazione. Col reddito di cittadinanza, o meglio definito come reddito minimo condizionato, la situazione invece è questa. Cioè, se io guadagno zero dal mio lavoro, lo Stato mi dà 780 euro, mentre se mi trovo un lavoro perdo il mio sussidio e inizio a portarmi a casa ciò che io guadagno tramite il mio lavoro, e quindi ritorniamo alla situazione della retta a 45 gradi. È notizia di questi giorni che è stato approvato un decreto che permette ai disoccupati che fanno uso del reddito di cittadinanza quello di rifiutare lavori al di sotto degli 850 euro. Questo meccanismo comunque non cambia molto il senso del discorso che farò da qui in avanti. E adesso andiamo a vedere perché. Uno dei problemi principali di questo modello è l'assenza di incentivi del disoccupato a trovare un nuovo lavoro. Questa assenza di incentivi è dovuta soprattutto a due fattori: l'importo del reddito minimo condizionato troppo elevato e la perdita del reddito minimo condizionato nel caso in cui io trovo un nuovo lavoro. Infatti, nel primo caso, tramite degli studi dell'INPS, possiamo vedere che il 45% dei lavoratori del sud privati guadagnano meno del reddito minimo condizionato. Questo comporta un grande incentivo a quelli che lavorano meno di 780 euro di lasciare il proprio lavoro
lavoro e prendere il reddito minimo condizionato, mentre a quelli che prendono già tuttora il reddito minimo condizionato viene incentivato a non trovare lavoro perché molto probabilmente lo si troverà a un compenso inferiore al reddito minimo condizionato. Il secondo fattore che crea disincentivi all'interno del modello è dovuto al fatto che io perdo il sussidio una volta che trovo il lavoro, quindi posso trovarmi nella situazione in cui lavoro 8 ore al giorno per guadagnare 850 euro, quando in realtà potrei starmene a casa, guadagnare 780 euro e fare dei lavori saltuari con una difficoltà di controlli anche molto elevati, e quindi possiamo notare come l'incentivo a trovare un lavoro è veramente scarso. Questi disincentivi nel grafico sono rappresentati dal gradino che intercorre tra io guadagno 0 e prendo 780 euro, io guadagno 100 euro e guadagno, mi porto a casa 100 euro. E quindi il nostro compito di oggi qual è? È proprio di risolvere questo problema, cioè l'inserimento di qualche tipo di incentivo all'interno del modello che invogli il lavoratore a rientrare all'interno del mercato del lavoro. Innanzitutto bisogna diminuire il sussidio. Questo risolve il primo problema, cioè se io lavoro guadagno meno di quello che prende il sussidio. Questo non succede se io abbasso il sussidio, e in più spinge il lavoratore a trovare un'occupazione perché col sussidio ovviamente non riuscirebbe a campare. Ovviamente detta così sembra brutale, però è proprio una caratteristica di questo modello, cioè spingere le persone a trovare il lavoro proprio tramite questo fattore qui. E quindi potete vedere come facendo già questa azione abbiamo introdotto un certo grado di incentivo. La seconda cosa da fare per migliorare il modello precedente è quello di aumentare il sussidio una volta che il lavoratore entra all'interno del mercato del lavoro, proprio come rappresentato in questo grafico. Possiamo vedere infatti che se il lavoratore guadagna zero all'interno del mercato del lavoro, lui si porterà a casa 200 euro derivanti dal sussidio. Però magari se il lavoratore entra all'interno del mercato del lavoro e inizia a guadagnare 700 euro, il sussidio aumenterà di 410 euro. Ovviamente questa progressione positiva del sussidio incentiva il lavoratore prima ad entrare all'interno del mercato del lavoro e in più a cercare lavori sempre più remunerati, perché aumenterà sempre di più il sussidio ottenuto. Però poi ovviamente non possiamo regalare soldi all'infinito, quindi una volta che il compenso tramite il lavoro all'interno del mercato del lavoro è abbastanza elevato, il sussidio diminuisce sempre più gradualmente, tornando poi alla fine in una situazione normale dove ogni euro che io guadagno all'interno del mercato del lavoro mi porto a casa anche un euro, quindi annullando l'effetto del sussidio. Se sono riuscito a spiegarvi bene questo meccanismo, è abbastanza illuminante come questo modello qui funzioni molto meglio per reintrodurre all'interno del mercato del lavoro le persone. E infatti non è nulla di nuovo e non l'ho inventato neanche io, bensì una combinazione di due modelli. Il primo è la Negative Income Tax, il secondo modello utilizzato invece per fare il mix è l'Earned Income Tax Credit. È un modello che è utilizzato soprattutto in America, e se volete vi lascio il link in descrizione per approfondire questo discorso. Quindi prendendo le qualità del Negative Income Tax, cioè di un sussidio per i non lavoratori, e le qualità dell'Earned Income Tax Credit, cioè gli incentivi a trovare lavori sempre più remunerativi, esce diciamo questo modello qui ibrido, che ovviamente ha molti difetti, non vi starò a dire come vi ho già detto che è miracoloso, però diciamo che forse è lo strumento migliore per puntare sia alla lotta alla povertà che all'incentivo ai lavoratori a rientrare all'interno del mercato del lavoro. Un altro aspetto positivo di questo modello è che, visto che abbiamo creato dei buoni incentivi a reintrodursi all'interno del mercato del lavoro, anche le attività di controllo da parte dello Stato diminuiscono, perché le persone sono spinte naturalmente a cercare nuova occupazione. E in più possiamo rendere questo strumento anche non condizionato, quindi diventerebbe praticamente un reddito minimo non condizionato, cioè il lavoratore se vuole non trovare lavoro può non trovare lavoro e prendersi il suo sussidio di base, mentre se andrà a trovare lavoro è tutta una sua scelta, non verrà nulla imposto dallo Stato, andrà all'interno del mercato del lavoro, troverà il lavoro e poi lo Stato darà un sussidio ancora maggiore come ricompensa per aver trovato un nuovo lavoro e quindi essere entrato all'interno del mercato del lavoro. E quindi eccovi presentato un modello che probabilmente potrebbe essere più efficiente rispetto a quello ideato dal Movimento 5 Stelle. Ora, prima di salutarci, un piccolo appunto per quanto riguarda la tecnologia. Infatti alcuni componenti del governo pensano che da qui a 30 anni nessuno lavorerà e quindi il compito del reddito di cittadinanza sarà ancora maggiore man mano che passerà il tempo. Beh, purtroppo non c'è nulla di più sbagliato. Non vorrei uscire troppo fuori dal discorso, però qualsiasi analisi attendibile che abbiamo all'interno del mercato del lavoro non prefigurano alcuna situazione nella quale tutte le persone non avranno più da lavorare, bensì accadrà una cosa completamente opposta, cioè i più qualificati avranno più possibilità di trovare lavoro, mentre i meno qualificati avranno sempre meno possibilità di trovare lavoro. E questa è anche una correlazione con il livello di istruzione. Questo meccanismo, che sta già avvenendo da un po' di decenni, aumenterà i suoi effetti nel futuro. Quindi non ci sarà un problema di sussidiare tutte le persone, ma ci sarà un problema di sussidiare le persone che hanno meno competenze. Quest'ottica sì che è utile un reddito minimo condizionato, o ancora meglio, come abbiamo visto, un reddito
minimo non condizionato tramite queste condizioni qui che ho appena spiegato. E ci vediamo al prossimo video, spero presto. Ciao!